Benvenuti e benvenute, sono Serena e sono un'estetista. Oggi proverò assieme a voi la schiuma della Pantene. Volume perfetto. Con biotina. La prima schiuma che, diciamo, contiene biotina. Vi leggo cosa c'è scritto dietro. Un vero miracolo per il tuo look. Sfuma nutriente infusa con Pro V e biotina, che rende i capelli più spessi. Speriamo. E dall'aspetto voluminoso, lasciandoli morbidi per tutto il giorno. Protegge dal calore. Un vero miracolo per il tuo look. Più termoprotettore in un unico prodotto. Addirittura il termoprotettore. Consigli d'uso: agitare bene e applicare sui capelli bagnati o asciutti quanto necessario, non sciacquare. Diciamo che in generale è meglio utilizzare tutto a capelli bagnati, però siccome la schiuma quando la mettete nei capelli bagna un po' i capelli, si può usare anche da capelli asciutti, però io consiglio sempre di avere almeno i capelli umidi perché secondo me il risultato è migliore. Ecco, ho provato su di me. A parer mio, il risultato è molto meglio. Sono stata incuriosita, cioè ho deciso di provare questa mousse perché era stata consigliata da un'altra youtuber che io seguo e quindi, siccome a lei erano venuti bene, ho detto magari la provo pure io, vediamo, anche perché io ho volume zero, diciamo, nei miei capelli, ecco. L'unica cosa, diciamo, l'unico prodotto con la quale mi trovo bene è il gel hard cemento di Fructis, che è l'unico che mi fa i capelli decentemente. Però questo prodotto mi ha incuriosito perché oltre al fatto che c'è scritto volume perfetto, quindi che dovrebbe dare volume, costa anche poco, costa più o meno 3, 4, 5 euro. Ma se siete fortunati lo trovate sconto, costa sui 4 euro, quindi perfetto. È un prodotto low cost, quindi diciamo alla portata di tutti. Come tenuta dice 3, quindi dovrebbe essere una tenuta media. Certo, l'hard cemento ha una tenuta più forte, però in generale i gel rispetto alle schiume hanno una tenuta più forte. Poi ci possono essere gel più leggeri, gel più forti, però comunque in base a come sono, uno si dosa con le quantità. Invece, per quanto riguarda appunto la spuma, diciamo io non ho una quantità precisa, diciamo vado a sentimento per così dire. Diciamo che non sono una grande amante delle schiume perché spesso mi seccano i capelli e poi le trovo poco resistenti. Infatti sì, le uso in estate, ma in estate cerco sempre di usare magari delle spume un po' più forti, pure se mi seccano i capelli, pazienza. Perché comunque in estate le tengo sempre legate, quindi dico vabbè, qualsiasi prodotto uso non ha importanza, tanto li terrò sempre legati. Quindi va bene pure. Però se c'è molto molto caldo e non si sta a contatto con l'aria condizionata, non vi dura nemmeno la spuma, non vi dura nemmeno la spuma più forte che trovate. Dovete per forza utilizzare una serie di gel più forti in assoluto. Tanto è vero che mi è capitato di andare da una parrucchiera e chiedere il gel più forte che aveva, un gel che durasse moltissimo. E comunque sì. Alla fine è stata l'unica cosa che mi è riuscita a tenere. Insomma, è stata l'unica cosa che i miei capelli sono riusciti a sopportare con quelle temperature alte. Ma adesso siamo in inverno, perciò il problema non si tocca, il problema non si pone. E per quanto riguarda lo styling,
una cosa molto importante è non solo che styling utilizzate, ovviamente, ma anche i prodotti che utilizzate prima. E che va quindi dallo shampoo, dal balsamo, dalla maschera. E siccome ultimamente mi sento un po' pigra, maschere non ne utilizzerò per questa volta. Opterò, diciamo, per shampoo e balsamo. E visto che mi è arrivato un nuovo balsamo che ho ritirato online, colgo l'occasione per, diciamo, testarlo. In realtà l'ho testato già con il gel hard cemento e è andato abbastanza bene. Però vediamo come si comporta insieme a questa spuma. Ecco. Quindi, ricapitolando, utilizzerò il solito shampoo che uso sempre, che è questo qua, ultra dolce all'acqua di cocco e aloe vera, con la quale mi trovo molto bene. E se volete sapere nello specifico come mi sono trovata, vi lascio il link sopra, così potete andare a dargli un'occhiata. E invece, come balsamo, utilizzerò questo qua. Balsamo ricci definiti alla torta di mele, il profumo è buonissimo. Ed è della Bio Boutique La Rosa Canina. Se avete visto i miei video precedenti, io ho utilizzato una linea viso di questa marca. E siccome mi sono trovata bene, ho detto chissà com'è il balsamo, lo voglio provare. Di questo balsamo, diciamo della linea, c'è anche lo shampoo, però non mi convince, mi sembra che i prodotti siano un po' troppo pesanti, magari per il mio tipo di capello che comunque è fino e grasso, quindi oh, mi potrei anche sbagliare, però non ho voluto rischiare, quindi ho preso questo prodotto che mi sembra buono, però adesso vediamo con questo abbinamento come andrà. Prima di continuare con il video, ci tenevo a consigliarvi il mio canale e di attivare la campanellina qui sotto per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Rieccomi. Adesso dividerò i capelli in due zone. Diciamo che eviterò di mettere l'acqua anche perché, come ho detto, la schiuma è un prodotto che bagna i capelli, quindi diciamo non c'è bisogno. Adesso metto la schiuma. Metterò così. Un bell'odore, tipo di fiori, qualcosa del genere. Adesso ne prendo un altro po', tipo una quantità pochina, diciamo, e andrò a fare questo movimento in modo da fare venire i capelli qui alla radice un po' più gonfi. Bene, adesso ci vediamo dopo l'asciugatura. A dopo. Rieccomi.
Sinceramente, tutto questo volume non me lo aspettavo. Per essere una schiuma che costa solo 4 euro, dico, tutto sommato, mi piace abbastanza. I capelli li lascia leggeri e gli dà un po' di volume. Assolutamente consiglio questa schiuma a persone che hanno i capelli fini e che si sporcano facilmente. La consiglio perché io addirittura l'ho usata in grosse quantità, come avete visto, e non mi ha sporcato completamente i capelli. Cioè, li sento che non sono sporchi, proprio sono proprio leggerissimi. Considerate che io tengo i capelli col cerchietto così, in modo che sembrino anche più voluminosi. E ho comunque pochi capelli, quindi immaginate voi se avete tantissimi capelli. Che volume che dà, voglio dire, se già io che ho pochissimi capelli e mi vengono così, figuriamoci chi ha tanti capelli, quindi il risultato è buono secondo me per una schiuma di 4 euro. Sì, secondo me sì. Posso addirittura dirvi che una schiuma migliore di questa qua addirittura, che questa qua è della Bella e costicchia tipo 15 euro. Ed è meglio quella di 4 euro, secondo me. Questa qui la tenuta è poco, leggera. Tiene poco e dà poco volume. Certo, questo prodotto Pantene bisogna vedere la tenuta, quanto sarà. Questo sicuramente sì. Sicuramente, diciamo, che questo si dovrà vedere nei giorni a seguire e vedremo come si comporterà. Io personalmente la consiglio, secondo me, su qualsiasi tipo di capello, quindi va bene un po' per tutti. Questo è tutto, ci vediamo presto con un prossimo video.